Ciao a tutte, io sono Valentina e benvenute all'Angolo del Focolare, dove condivido con voi semplici idee per semplificare, organizzare e vivere consapevolmente. Oggi ho pensato di rispondere alle tante domande che mi vengono fatte in merito all'organizzazione. Nel corso del tempo, molte di voi mi hanno chiesto più video dedicati all'organizzazione. Nel corso del tempo, tante di voi mi hanno chiesto: ma perché non fai determinati video di organizzazione esplicitamente? E la risposta è perché prima viene il decluttering. Allora, io nel corso del tempo ho fatto vari video sul decluttering. Ho fatto vari video dove ho approfondito determinate tecniche di decluttering e ho intenzione comunque di non smettere mai di far video dove parlo di decluttering e in generale di minimalismo. Io lo chiamo minimalismo perché è la parola più diffusa. Voi comunque sapete che io mi ritrovo nel minimalismo, ma non tanto nella parte ismo, che non mi piace la versione estrema del minimalismo, ma mi piace la parte minimal. Quindi uno stile di vita minimo e consapevole. Parlando di minimalismo, ho anche un corso, Alleggerisci la tua vita, dove vado proprio ad approfondire passo per passo tutti gli step, uno dopo l'altro, per arrivare ad uno stile di vita più consapevole, proprio proprio partendo quindi dal minimalismo. Non per insegnarvi come si faccia decluttering, si prendono le cose e si tengono solamente le cose che ci interessano, ma proprio per approfondire tutte le tematiche difficili che ci impediscono, ci rallentano e per quando non ci sentiamo pronti per fare decluttering, vorremmo farlo ma non ce la facciamo. Quindi il corso va ad approfondire quello. Qui avete sempre trovato vari video proprio dedicati al decluttering, partendo dall'armadio. L'armadio è uno dei punti dove mi è sempre piaciuto approfondire l'argomento decluttering armadio, ma nel corso del tempo le richieste di organizzazione appunto non sono mai mancate. Io ho sempre parlato proprio di decluttering prima, perché secondo me è la cosa più importante. Una volta che avete fatto decluttering e che ogni cosa ha il suo posto e ogni posto ha la sua cosa, quindi andate a riporre le poche cose che avete tenuto al loro posto, non c'è bisogno di molta organizzazione. Questo proprio detta come teoria generale. Una volta che avete fatto decluttering e avete solo le cose di cui veramente avete bisogno e le avete nel luogo di reale utilizzo, quindi veramente dove le andate ad utilizzare nella realtà, questa è tutta l'organizzazione di cui avete bisogno. Però mi rendo conto che magari per alcuni sia un po' riduttivo. Io infatti tempo fa avevo fatto dei video dove raccontavo i miei top 10 dell'organizzazione in cucina, quello è un video che è piaciuto tantissimo. E quindi sono arrivata oggi, dopo tra l'altro più di un mese di quarantena, dopo più di un mese di quarantena con praticamente gran parte di tutti i miei averi inscatolati perché dobbiamo traslocare, e dopo praticamente un mese dove stiamo vivendo non in stile minimal, ma dove stiamo vivendo veramente con il minimo indispensabile. Qualcuno di voi mi ha detto, dopo aver visto il video dove facevo vedere che cosa avessi tenuto veramente, tipo abbiamo tenuto due servizi da tè belli, quello non è minimal, no, quello non è minimal, ma quelle sono le cose che servono a me per lavoro, per vivere in modo piacevole, perché è proprio questo quello che distingue il mio stile, il mio metodo, il mio modo di vivere dal minimalismo. Il minimalismo magari direbbe che tenere due servizi da tè belli è estremo, invece no, io li utilizzo quotidianamente, anzi li utilizzo non solo per lavoro ma anche per la piacevolezza di vivere in quarantena e bermi un tè piacevolmente, per cui perché no? Quindi stiamo vivendo con il minimo indispensabile, secondo me. Mi sono resa conto però della necessità e comunque dell'importanza dell'organizzazione. Quindi quando hai fatto decluttering estremo,
Quando veramente ogni cosa ha il suo posto e ogni posto ha la sua cosa, quindi tutte le cose devono andare nel luogo di reale utilizzo, quindi che so, lo spazzolino da denti non è in cucina, esempio sciocco, ma è sul lavello del bagno, ok? E il sapone per i piatti è vicino al lavello dei piatti. Sono passata allo step successivo, quindi al riadattare la mia vita in quarantena, quindi a doverci riabituare a nuovi ritmi, a nuove abitudini, a vivere tutti e tre sotto lo stesso tetto 24 ore al giorno, tutti i giorni per più di un mese, e finora non è ancora finita, ma anche a dirmi: ok, bene. Adesso questo sta scombinando non poco le nostre abitudini. Ok, quando le nostre abitudini vengono sconvolte, abbiamo già fatto decluttering? Ecco, sì, allora entra in gioco l'organizzazione. Ho fatto recentemente grandi cambiamenti in fattore organizzazione proprio perché mi sono resa conto che le nostre abitudini avevano bisogno di essere implementate. Io parlo spesso dell'importanza delle buone abitudini, amo definirmi esperta di buone abitudini proprio perché nel vivere semplice, nel vivere alleggerito che io cerco di proporvi sempre, ci sono proprio alla base queste routine, queste buone abitudini che ci aiutano a vivere secondo un ritmo semplice, che semplifica la nostra vita e che ci permette di vivere in modo leggero, senza dover star lì a pensare: ah, ok, domani per andare al lavoro ho bisogno di questo, 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 questo. E anzi, no, io sto andando al lavoro, sono in ritardo, ho perso le chiavi, ho perso le carte che dovevo preparare da portarmi in ufficio. Mi metto adesso, che mancano 5 minuti, sono già 5 minuti in ritardo per andare in ufficio, a tirar fuori tutte le cose che mi servono. No, le ho preparate prima. Il fatto è che in quarantena sono cambiati tutti questi ritmi. Sono cambiati tutti questi ritmi e mi sono resa conto proprio di aver bisogno di nuova organizzazione. Una nuova organizzazione che, ad esempio, ne ho parlato in qualche video, sicuramente su Instagram, ad esempio, mi fa svegliare presto la mattina per permettermi di lavorare, montare video in completo silenzio, di vivere un attimo in silenzio la mia casa prima che si svegli la famiglia, prima che inizino le mille cose, le mille corse e le 100 cose da fare. E questo però cosa implica? Implica che io mi devo alzare dal letto dove qua dormiamo noi e lì dorme sole perché abbiamo bisogno di un ufficio in quarantena e mi devo alzare e non fare silenzio, perché se si alza mio marito, parliamone mamme, se si alza mio marito la pupa non sente niente, ma se mi alzo io, se io solo respiro, lei si sveglia come fosse mezzogiorno. Ok. Quindi io che cosa ho pensato appunto all'organizzazione. Noi abbiamo tra l'altro il bagno qui a fianco, muro con muro, del letto di sole. Ok, quel muro lì è confinante col bagno. Quindi, che cosa mi sono detta? Non posso alzarmi in iper silenzio, senza neanche respirare, senza neanche far finta di neanche esserci e riuscire a prepararmi per godermi la mia mattinata in silenzio se lei si sveglia. Come si fa? Si parte dall'organizzazione. Ho rivoluzionato praticamente il bagno di sotto e l'ho trasformato nel mio bagno. Quando io vi dico sempre cercate di avere una casa funzionale, non mi ero resa conto che la mia casa non era funzionale. La mia casa era funzionale probabilmente per o uno stile di vita diverso, che adesso appunto si è tutto rovesciato, o comunque mi sono resa conto che il bagno giù era un bagno per gli ospiti, cioè non avevo il mio spazzolino giù, ok? Non avevo i miei trucchi giù. Io ho sempre litigato con Sole perché lei va a prendere i miei trucchi nel cassetto che è in studio. Io non riesco mai a truccarmi perché c'è Francesco in studio e io o c'è lui o ci sono io. Sole mette le mani nei cassetti, quindi si va a prendere i miei trucchi. No, sono miei, non li tocca. Un casino. Quindi
qui mi è venuta incontro l'organizzazione. Ho organizzato praticamente il bagno giù come se fosse il mio bagno. Io praticamente mi sveglio, super silenzio, neanche mi sente una mosca, e vado giù. E giù ho il mio bagno. Ho il mio bagno dove io mi sono preparata i vestiti la sera prima. E questo è un fondamentale di sempre, in realtà. E ho tutte le mie cose giù. Ho la spazzola per asciugarmi i capelli, quindi posso farmi la doccia. No, giù non c'è la doccia, c'è il bagno, ma cioè, ok? Mi posso preparare giù. Ci sono i miei trucchi chiusi dentro il mobiletto che si chiude a chiave. E il sole non tocca più i miei trucchi. E ci sono le mie spazzole, c'è il profumo. Io riesco a mettermi il profumo alla mattina da quando ho cambiato l'organizzazione del mio bagno. Quindi, quando io dico decluttering first, prima dovete avere solamente veramente il necessario. Poi, ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa. Vuol dire che le cose devono andare nel luogo di reale utilizzo. Però il luogo di reale utilizzo, in questo caso, che si è scombinato un po' lo stile di vita, deve essere proprio ripensato. E deve essere proprio pensato in modalità organizzativa. Quindi, io che cosa voglio fare la mattina? Voglio svegliarmi e godermi un paio d'ore in completo silenzio. Vestita, truccata, pronta poi per affrontare la giornata. Quindi io non solo lavoro, cerco anche di vestirmi, truccarmi ed essere una persona umana. Non è sempre facile, non sempre avviene. Magari ci sono giornate in cui il sole si sveglia anche alle 6 e è fatta la frittata. Ma quando riesco a farlo è bellissimo. È bellissimo proprio perché adesso ho un bagno tutto mio. I miei trucchi sono al sicuro. Riesco anche a mettermi due gocce di profumo alla mattina. E tutto questo grazie prima al minimal nonismo che non ci piace e poi all'organizzazione. Fatemi sapere se magari questo video può avervi ispirato a fare delle piccole rivoluzioni nella vostra casa, perché sicuramente questo periodo di quarantena ha cambiato un po' le nostre abitudini, un po' tanto, ha cambiato un po' il nostro stile di vita, ma sicuramente il dare importanza alle cose che sono veramente importanti, quello non l'ha cambiato. O forse sì, l'ha cambiato perché ci stiamo rendendo conto di quanto poco ci serva, di quali sono le cose veramente importanti e ci stiamo rendendo conto che la nostra vita può essere sconvolta così da un momento all'altro. Quindi, quali sono le cose che sono veramente importanti e alle quali è importante per noi dare valore ogni giorno? Per me è l'ora di silenzio tutte le mattine e riuscire a un po' truccarmi, un po' rendermi presentabile, perché quando appunto sono un po' truccata, un po' vestita, un po' presentabile, mi sento sicuramente meglio e riesco ad affrontare la giornata con la mia famiglia, con le tante cose da fare, sicuramente con uno spirito un po' migliore. Spero di nuovo di avervi ispirato, spero di avervi dato qualche suggerimento utile. Fatemi sapere se avete intenzione di stravolgere anche voi qualche piccolo angolo della vostra casa o se l'avete magari già fatto durante questo periodo, perché anche voi avete scoperto di avere necessità diverse durante questo periodo. Non dimenticatevi di lasciare un pollice in su se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi, ci saranno tanti video a tema organizzazione, semplificazione e in generale dedicati alla casa. Io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!